Francesco Notari dei Giovani della Margherita, Alessandro Anceschi della Sinistra Giovanile e Mauro Caldini d'Italia dei Valori. Emanuele Otello di SNK Gigi. Sì. Perché SNK? Giusto. Cominciamo così. Cominciamo male. SNK vuol dire un'abbreviazione di Sincula. Sincula TV, una cosa che è nata per il Sicula, per questo. Sicula è nata Sincula. Questa. Come, c'è pochissima luce? Quanti siete il nucleo fondatore di SNK TV? Circa 5. 5 persone? Sì. E attualmente chi è che è attivo? Sempre 5 persone, perché comunque il nucleo è rimasto quello lì. Più o meno sì, a parte qualcuno che si è perso e sta facendo, saranno un 4-5 persone che lavorano in SNK. E siete nati da qualche mese? Siamo nati appunto l'anno scorso in occasione del Sicula, che è stata la nostra prima esperienza di Telestreet. Quindi nascete da questa manifestazione come sede dell'Arci, no? Sì, è un gruppo, il nostro gruppo, diciamo che era un gruppo di VJ assieme appunto a Otello dell'Arci, abbiamo pensato di fare questa Telestreet che è nata in occasione del Sicula e comunque è continuato, diciamo, fino ad oggi. Problemi? No, non tanti, a parte il Sicula qualche piccolo inconveniente. Sì, nel senso. Molti di più, anzi, noi c'è stato. Noi è stato un vantaggio il fatto che loro abbiano avuto dei problemi, perché eravamo andati là per fare altro, no? Un incontro, sì. Un incontro di attivismo tra le varie Telestreet e poi. Non si è fatto in quanto Sicula, non si è svolto, e quindi abbiamo pensato invece di fare informazione, nel senso informare la gente che comunque era rimasta lì, per far capire un po' che cosa era successo, diciamo. Cioè, il fatto che era la polizia che era venuta e aveva interrotto il Sicula, il fatto che comunque l'organizzazione aveva un atteggiamento un po' particolare, no, Hotel? La cosa bella che. Interessante, dico, è che SNK è arrivata là per fare tutt'altro e è successo un casino ed SNK è stata, come dice Liguori, sulla notizia, no? Per cui
e continuamente c'era una cava e delle televisioni sparse. SNK doveva fare insieme ad altri una cosa sulle TV di strada, in realtà sono saltati i concerti, però c'erano 5.000 persone che dovevano campeggiare, non capivano che succedeva, e ha fatto un servizio, cioè ha raccontato continuamente quello che succedeva, perché se non lo so se dico una minchiata, però mi ricordo che arrivavano le cose, voi le montavate e le mandavate, per questa sta cosa continuamente si arricchiva. Sì, sì, sì. Non potrei fare. Sì, la cosa funzionava un po' così, nel senso abbiamo montato la telestreet all'interno del Sicula e abbiamo distribuito 3 o 4 televisori, non mi ricordo precisamente, nei punti più caldi della cava dove si svolgeva il Sicula, e quindi da lì stesso abbiamo trasmesso per la gente che era là dentro, che comunque era lì ma non sapeva bene cosa era successo, cosa li aspettava più che altro. Ci sono stati momenti in cui la polizia pensava di sgombrare, che è arrivata in assetto da guerriglia, da antisommossa per sgombrare, quindi ci è sembrato corretto fare questa cosa, nel senso, comunque è stato un esperimento anche per noi, per la prima volta comunque fare questa cosa. Comunque ha avuto successo successo. È successo, ecco, è successo. Nel senso, sì, c'è chi l'ha apprezzato e chi meno, però... Però la gente là, davanti ai televisori ci stava, almeno questa è la cosa, che poi è strano, magari c'è solo la cosa che vuoi vedere, che è la cosa di telestreet, il tuo mondo, il tuo piccolo pezzo di mondo che ti sta intorno, riconoscere delle persone eccetera, però vuoi anche capire quello che ti sta accadendo, e là l'organizzazione non diceva un cazzo. E invece le persone stavano tutte davanti alla televisione a guardare. È la vostra cassetta, non so. Non lo so. Ce l'ho dentro. Come è quella? Scusa. No, sì. No, che dicevo che le persone poi alla fine guardavano davanti alla televisione quello che era successo. Sì, sì. Perché oltre a una cosa carina, almeno che ho visto personalmente, che oltre alle TV che abbiamo sparso in giro, vicino alla regia dove noi montavamo e trasmettevamo, abbiamo montato anche un telo, no? Con un videoproiettore, lì c'era un bel po' di gente che si radunava per guardare un po' quello che succedeva, cioè quello che era successo, capire un po' meglio quali erano le dinamiche all'interno del Sicula e perché era stato sospeso, ecco. Sto pensando una cosa, è tipo tutto il calcio minuto per minuto, perché no, però è così, tipo, tu vuoi sapere chi ha segnato. Sei di domenica pomeriggio, sei a casa e vuoi sapere non solo i risultati della partita ma anche chi cazzo ha segnato e come sono stati fatti i gol. Là è più grave perché due poteri superiori sono scontrati, gli sbirri, la polizia e gli organizzatori, che con tutto che sono dell'Arci hanno fatto delle cazzate mostruose. È acceso, ok. E la gente lo voleva sapere, voleva forse vedersi, ma soprattutto voleva sapere che cazzo accadeva. E comunque la televisione, anche là, diventava un posto di aggregazione. E poi altre produzioni che hanno avuto successo sono state. Un'altra esperienza SNK è stata quella sempre in un'occasione di una manifestazione dell'Arci, che è un'attività che si chiama la Carovana Antimafia, che è un giro che fa l'Arci Sicilia tramite una carovana di furgoni, va in giro per la Sicilia nei paesi caldi, diciamo, con il più alto tasso di mafia. E lì appunto facevamo questa attività, nel senso che riprendevamo un po' l'attività che si faceva durante il giorno, quindi nelle piazze con i bambini, con la gente, e poi la sera, una volta montata alla meno peggio tutte le varie riprese, distribuivamo dei volantini nelle piazze, sintonizzavamo i canali sulle TV dei bar e la sera stessa poi trasmettevamo quello che succedeva.
com'è che si è finanziata SNK TV? Com'è che è iniziata? Che si è finanziata economicamente? Un po' con le nostre risorse, in parte con le risorse dell'Arci Sicilia che ci ha pagato il modulatore, parte importante. Allora, in Sicilia il meccanismo di finanziamento dell'Arci è particolare, che è una cosa che ti rende libero di fare le cose che vuoi, no? E, che è una legge che 78 credo, insomma alla fine degli anni 70 è stata approvata nella regione Sicilia, che è una regione a statuto speciale, per cui può fare delle cose più ampie delle regioni normali, e financia e dà ad alcune associazioni, tra cui l'Arci Sicilia, dei soldi su dei progetti, per cui devi dimostrare alcune cose, il fatto che intanto mettere i loghi di Arci Sicilia, poi no, non di Arci Sicilia, della regione Sicilia. Sicilia. E poi ci sono alcune cose, però sono oggettivamente sì, però sono dei finanziamenti. E noi dentro questa cosa siamo riusciti a far entrare la tecnologia che ci consentiva di trasmettere, e l'anno prossimo abbiamo riproposto sta cosa e abbiamo fatto abbiamo previsto un'altra tranche che però è tutta giocata soprattutto sulla su un workshop, no? Sullo spiegare alle persone come si usa sia la camera che come si monta l'antenna, in modo che, siccome sei un'associazione regionale, spiegare a chi ci vuole venire, soprattutto ai circoli Arci della Sicilia, come costruire televisioni di strada, e proprio le cose di base, in modo che gli diamo. E poi hanno preso loro, Emanuele, con altri ragazzi, un finanziamento dall'Unione Europea da gioventù, da un programma dell'Unione Europea che consiglio a tutti di fare, che adesso Emanuele vi dirà che cosa prevedeva. Cosa prevede? Il progetto che parla te si chiama SNK Tour, appunto è stato fatto con un capitolato che prevede la Comunità Europea, che è Gioventù per l'Europa, e prevede appunto un progetto che è già in fase di sviluppo, la parte centrale sarà svolta quest'estate, e prevede di andare a partecipare a tutte le province della Sicilia e promuovere lì materiale informativo, nel senso materiale informativo che sia su appunto occasioni, opportunità come quelle che offrono la Comunità Europea, quindi diffondere materiale informativo su questi avvenimenti, e in più appunto promuovere e cercare di fondare nuove telestreet, nel senso informare la gente e chi ne sarà invogliato a creare appunto situazioni telestreet, comunque, no? Cioè seminare nuove antenne, ecco, questo è il nostro obiettivo più o meno. E questo si svolgerà quest'estate nel giro di 2 settimane, e prevede un tour con un camper che toccherà tutte le 9 province della Sicilia. Basta. Quali sono gli obiettivi che SNK si pone? Le imprese a passo 1, fotografare. No, questa è una vecchia cosa di... Io sono nato a Brindisi, no? E
quando ero alle scuole medie, quello diceva sei obiettivo, tu dicevi sì e lui diceva fotografa sto cazzo. E non ho potuto fare a meno di pensare, no, non lo so quali sono gli obiettivi sono... Cioè non penso siano degli obiettivi in sé, no? Cioè comunque Telestritto, come penso anche la vostra, no? Telecitofono, nasce dalla voglia un po' di comunicare, nel senso di impossessarsi, se posso permettermi di dirlo, di uno spazio che dovrebbe e deve essere in qualche modo libero, fruibile a tutti, ecco. Solo, boh, non penso siano degli obiettivi specifici, no? Sì, no, quello è sta cosa di dare alle persone, a tutti, proprio al numero più ampio possibile di persone, la possibilità di raccontare se stessi e il mondo che vedono. Quando non so, Genova, a me, io c'ho questa cosa, sono stato a Genova nel 2001, no? G8, eccetera. Era piena di videocamere, di cose. Quello che è successo dopo era una marea di persone che volevano raccontare se stessi, il loro ingresso alla politica, il loro ingresso al mondo. La televisione in fondo fa questo, però lo fa in maniera mitica, perché sono pochi quelli che possono essere, che possono accedere alla televisione, che possono raccontare la loro visione del mondo. Sono quelli dei reality show, quelli di Maurizio Costanzo, quelli di sua moglie, quelli di Alba De Usani, cioè, sono sta gente qua che però ci arriva sotto ricatto in qualche modo, perché Costanzo, se tu, se in questo momento tu fossi Costanzo, io fossi in un talk show, tu mi dici c'hai dei tempi troppo lunghi e mi togli il microfono, no? E invece non lo fai. Ed è questo, è dare alle persone lo strumento, la capacità, il sogno di narrare se stessi, la loro vita, senza bisogno di essere soggetti al problema dell'audience, cioè della pubblicità. Infatti dico, no, probabilmente quello lì non è più neanche un sistema di comunicazione, nel senso non è che dà più l'opportunità di esprimersi, è solo soggetto a... Vabbè, cose che comunque un po' sappiamo tutti, nel senso è solo soggetto a altri sistemi, non di espressione della società, sono altri i sistemi, i canoni adottati, e quindi non c'è più la cosa di esprimersi, di comunicare, tutto un altro l'obiettivo, ecco, in quel caso c'è proprio un obiettivo che è completamente diverso, puramente probabilmente economico, di interessi, di... No, non è sicuramente di espressione, ecco, o di comunicazione nel senso più stretto della parola. E quindi mi torna in mente questa cosa, c'è un obiettivo, fotografa sto cazzo. Questo è uno slogan. Voi avete dei programmi televisivi, un programma appunto, o per adesso avete queste produzioni e andate avanti cercando di creare la televisione, mettere appunto la trasmissione, eccetera, no? Ma tu ci stai facendo il questionario, stai provando a rifarci il questionario. No, che sia... Vabbè. Sì. Chi sono per esempio le persone che intervistate più spesso? Fino adesso nessuno. Cioè, le nostre produzioni sono quelle del Sicula e quelle della Carovana. Tutte quelle della Carovana per adesso non sono neanche pubblicabili, perché non le possediamo più in questo istante, per svariati motivi. Ma ve l'hanno sequestrata? Sì, praticamente. Della Carovana antimafia, sì. La polizia a Levano. Come te l'ho detto l'altra volta? Ma quell'altro
questo, cioè a Leo. Ah, a Leo, ok. Sì. Okay, okay. E come definireste il vostro stile di produzione, il vostro linguaggio? Se c'è un modo di scriverlo in due parole. Vedo tipo cose tipo carpe diem, tipo, lo so, in base a, al momento, no? Non c'è uno stile di produzione sicuramente, in base a quello che... No, io c'ho l'idea, c'è presente i sogni, almeno questo è per me, i sogni, i sogni non hanno una logica, hanno una logica onirica, hanno... Cioè, davvero nei sogni la tua testa sperimenta tutto, di tutto. A me questo mi piace pensare di SNK o comunque delle cose che conosco, il tipo di strada. Questo. Sulla visione dell'illegalità. Sulla visione dell'illegalità, come mi sì. Vai. Ti piace, mi dici? Non so, un convenito sulla questione legale, cioè siete per legalizzare le tele street? No, ma secondo me è o se fossero legali sarebbe peggio? No, no, sicuramente meglio, no? Ovviamente. Perché? Perché non legalizzarle, no? Certo. Posso fare l'ultima domanda a te? Certo. Rispondo io per lui. Ok, dai. No, no, tu devi rispondere. La domanda è te, è tua. Ottavio, riusciresti a descrivere la televisione? Cioè, a fare capire a chi guarda il tuo modo di percepire questo mezzo? Sì, sì. Questa parte la tua analisi, cioè tu hai sviluppato un'analisi, no? Un mezzo televisivo da qualche cosa parte. Cos'è che cioè la tua sensibilità, qual è cosa ti dice di questo mezzo? No, guarda, tu mi dai un ruolo che non ho. No, io allora, rispetto... infatti, questo sei già... Rispetto alla televisione, cioè... Sono un povero cieco. Cioè, presente? Il povero cieco. Sono un povero cieco. Per cui la televisione la sento. Brutalmente. È una rete. È una radio. Sì. No, è vero. Sì. Allora, tutto il resto sono... Uno, proiezioni delle persone che ci vedono... un po' di sinistra o comunque in generale cattoliche che si sentono buone e vogliono provare ad immaginare che io forse le vedo, così sentono meglio e sono un po' meno handicappato. Due, sono io che prendo per il culo tutti e faccio le riprese e loro sono tutti ah, come sono contento, guarda che bravo, fa delle cose molto interessanti e invece faccio le minchiate. Perché tu hai tre, anche oggi hai ripreso. Sì, 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 ho ripreso per il culo. È come sei obiettivo. Cioè. Mi ho fatto oggi due slogan, già nelle... Infatti. Tre, boh, cioè io esprimo, ma veramente come esprime Franco, che quando parla a voce alta ha bisogno di star zitto perché fa casino. Il giorno che lui potrà prendersi tutte le sue ansie, il giorno che ci denunceranno tutti e diranno scusate abbiamo sbagliato, il giorno che cazzo ne so, Canale 5 darà, offrirà 1.000 euro per passare uno spot su Telecitofono, che forse non passerà, allora questo sarà ciao, ciao Rai bambini, vi amo. No, ma eravate voi quelli lì fuori allora, il pomeriggio con i... sì. Ma infatti quando ti ho detto faccio ma posso scusatemi, adesso faccio una cosa che di solito faccio non ci arriva per pro... non... ma loro lo vedi? Sì, ci arriva di solito faccio una cosa che giuro ci provo con le ragazze, di solito riesce, però
è veramente una cosa di cui sono molto curioso. Vi posso toccare la faccia? Giù, non vi tocco. Vi può toccare la faccia? Sì, sì, sì. Ti tengo io presso. Questo è anche il SNK, però, eh. Stai sperando di essere bella? No, non è questo. Però il microfono... No, ve lo tengo. Sì, stai anche tu. No, se funziona. Ciao. Sei già in onda. Però il capostella sotto, vabbè. Sì. Sono 3 minuti solo di cioè ho immagini a forma, diciamo, a scopo. Sì. Di no, vabbè, se vuoi poi lo butti via, se vuoi. Vabbè, mo, io tengo tutto. Ce l'hai. Vedi qualcosa? Sì. Sui 45 minuti c'è tutto. Cosa? Cioè, capito? Sono brutto, perché... Andate via, no? Sono andate via, sì. Sì, sì, tranquillo. Sono brutto. Ma dai il microfono, scusa. Perché adesso non scollego in mano. Ma te lo collego. No, vabbè, sto vicino, giusto per capire quanto lontano sono da dove parlo. Lo vuoi allora? No, basta che mi fai capire. Sono qua io. Ok. No, è che sono brutto. Cioè, non mi sono piaciuto, ecco. C'è una cattiva energia, forse. Quella con gli occhiali era meglio. Infatti gli hai dato un bacio anche. Ah, ho anche regalato il CD di Isidor. Ah. Ah, voi non ce l'avete? No, è un gruppo siciliano. No, Isidor è una specie di pseudo santone, però abbiamo fatto un DVD. No, non è un CD audio, non è un audio. DVD. Te lo do e ci fate... Ma forse loro avevano un DVD in mano, forse gliel'ha dato... Emanuele? Proviamo a chiedergli. E non ci dico la copertina bianca fatta a mano, qualcosa del genere. Ti sembra che io sono uno in grado di sapere se c'è no, una copertina bianca? No, vabbè, se era fatta a mano con più, insomma, se era così. Non lo so. E magari ne avevo uno scritto a mano, insomma, non curato. Cioè, il massimo che posso sapere è se è scritto in braille o no. Non era scritto in braille. Vabbè, magari sapevi se era stato fatto un editing particolare o se era semplicemente stato scritto. Aspetta, solido. Emanuele, hai dato il DVD di Isidro? No, a me no, forse alle ragazze. Alle ragazze gli ho dato io. Ah, gli hai dato tu? Con gli occhiali, che probabilmente nella estetica più normale è la più brutta. Però secondo me è la più simpatica, perché l'altra è veramente una stronza. Cioè, no, non è una stronza, che poverino, è uno che però vorrebbe... diventare una regista famosa della Rai. Magari è anche legittimo che c'ha bisogno di lavorare, però... Cioè, adesso c'è una procedura pilotata per iscriversi al... Però questa è la mia impressione, magari sbaglio tutto. Per dare più visibilità al foto. No, se il DVD, se gli avevi dato a lui il DVD. Vabbè, comunque... No, lui no. No, ma è lo stesso, cioè... No, te lo do, cioè io ti ho portato apposta per darli. Alle persone amiche. Tanto è ricca. Sì, questo non te lo puoi ricordare, ma questa è una citazione. Che è una questione fondamentale, perché per poter essere vivi in uno spazio deve essere comunque
qualcuno dice sviluppo sostenibile, dico anche sviluppo comunque compatibile, no? Con l'ambiente in cui si è. Dall'altra sono problemi invece legati proprio alla vita delle persone. Lui faceva l'esempio dei biglietti dell'altro. Andavi fuori tema, perché è capitato che qualche scrittore, anche che abbiamo invitato, parlasse comunque di questa faccenda che andava spesso fuori tema. Beh, sì. Oddio, ogni tanto capitavano dei temi che sembrava che potessero essere trasformati in dei racconti. Siccome a me piaceva scrivere, fin da quando avevo più o meno 12-13 anni, mi piaceva scrivere racconti, brutti racconti, perché quando uno comincia a scrivere non è che scriveva bene, insomma, ci vuole un po' di tecnica. E allora tutte le volte che c'era un tema che sembrava che desse un'indicazione narrativa, cioè che di poter inventare qualcosa o raccontare un aneddoto per spiegare quello, io sceglievo questa strada, mi inventavo delle cose, dicevo come è successo a mia nonna o come è successo a me, in genere mi facevo prendere dalla scrittura di questo racconto e andavo fuori tema, perché poi il racconto prendeva una piega che non c'entrava niente con tema. Però sapete com'è, quando sono passate 2 ore e ho scritto questo gli dai, non è che puoi fare, è così. Avevo una professoressa però, e un professore poi al liceo, prima le medie e poi al liceo, una professoressa e un professore, che erano due ottimi professori, che ci hanno insegnato a leggere soprattutto noi, e anche a scrivere. E allora questi qui, che avevano anche loro forse un'inclinazione narrativa, perdonavano questo uscito fuori tema. Era una specie di edito. Senti, la passione per la lettura e per la scrittura è nata secondo te da qualcosa in particolare? Si dice spesso dai genitori che leggono, o da alcuni professori, o da qualche libro? Sì. Da tante cose in vita assieme, perché allora io ho avuto dei professori molto bravi che riuscivano a darti un rapporto corretto con la lettura, cioè non ci imponevano le cose da leggere in maniera molto non brutale, ma alla fine ti convincevano che quella cosa che stavi per leggere poteva interessarti. Allora, per cui ho letto un sacco di libri grazie a questo. Poi ho mia madre che è una grande lettrice e leggeva, mia madre è una di quelle persone che non riescono a dormire se non leggono prima qualcosa. Siccome una che si appassiona ai libri che legge non dorme mai praticamente, comincia a leggere e non finisce. E quasi tutte le sere si legge un libro, quindi... E lei, tutte le volte che leggeva un libro che le piaceva, me lo passava. Un libro era un bel romanzo, senza distinzioni di genere. E poi io credo però che per diventare lettori ci voglia essenzialmente l'incontro con un libro. E a me è successo con 2 libri, uno dietro l'altro. Uno era un libro che poi ho ritrovato adesso, di uno scrittore che si chiama Macri, e aveva scritto un libro che si chiamava Decima Legione, che era sulla legione romana, era la storia di un ragazzo che seguiva la legione romana, una cosa davvero. Mi era piaciuto moltissimo, ero rimasto inchiodato a questo libro. E subito dopo Il Barone Rampante di Calvino. Calvino è lo so questo. Voi se l'avete letto, guarda. Non è piaciuto. Non è piaciuto. Comunque, io l'avevo incontrato, era uno dei libri di lettura che c'erano nella mia classe, no? C'erano tanti libri, e tutte le settimane uno poteva prendersene uno, io avevo visto questa copertina bianca, mi sono preso questo libro qua. Devo dire che lì mi piace, questo. Poi qua anche mi piace. Allora, letti questi 2 libri, poi le piante del dopo, mi sono appassionato a queste storie che stavano dentro le scritte. E la scrittura quando nasce? Come nasce? Da ragazzo? Allora, a me è nata più o meno attorno a 13 anni, mi ricordo il momento, perché mi ricordo che era un momento che ero a casa di mio nonno, non c'era niente da fare, era pomeriggio, dovevo stare chiuso lì, non mi ricordo perché, e non avevo assolutamente niente da fare, e mi sarebbe piaciuto vedere una storia, perché a scuola stavo studiando, non mi ricordo che cosa, riguardo all'epica, e mi era venuta in mente un'idea. Ci avevo pensato, beh, sarebbe bello vedere la storia di questi che vanno a cercare questa cosa in questo luogo, in questo modo, e ovviamente questa storia alla televisione non c'era, mi era venuto in mente a me. Allora mi sono chiesto, come faccio a vivere questa storia qua? Ero troppo grande per farla con i soldatini, come facevo quando ero più piccolo, mi inventavo delle storie, dei personaggi, e io non so fare a disegnare, quindi non avrei potuto disegnare un fumetto, fare un film diventa subito, cioè un ragazzino di 13 anni, no? Non ha certo questa possibilità, andavo bene in italiano, allora ho pensato, beh, se provo a scrivermela, e così mi sono scritto una cosa che a me sembrava un romanzo infinito, erano 6 pagine, di una cosa orribile, perché a rileggerla adesso per fortuna l'ho persa, però è stato l'inizio, cioè raccontarsi una storia, per me scrivere è stato quello, mi sono raccontato una storia che avrei voluto sentirmi raccontare.
poi dopo l'ho imposta a mio fratello e mia mamma, ovviamente gliel'ho letta loro, non lo so, sono dovuto assorbire, hanno dovuto dire che bello, bravo, 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 e io ho continuato, da lì poi ho continuato a scrivere sempre storie di questo genere. Spesso, o soprattutto qualche tempo fa, si parlava dei romanzi di genere, gialli e così via, poi magari ci fai tu una tua geografia per anche spiegare magari tra il noir, il giallo, eccetera, eccetera, quali sono le possibili categorie, ma venivano considerati appunto un po' libri di serie B, non è il lavoro che importanti. Adesso invece sembra che siano forse i più adatti, basta pensare anche al lavoro che verresti a fare. A descrivere l'Italia di oggi, possiamo dire che sei un po' il narratore della storia recente, diciamo, no? No. Ecco, secondo me perché questo? Perché prima erano considerati di serie B meno interessanti e perché adesso invece funzionano a raccontare l'Italia di oggi? Beh, sì, c'è stato un periodo che in effetti venivano considerati gialli, letteratura di serie B. Io mi ricordo quando ho cominciato a scrivere, appunto, un pochino di più che i ragazzini, insomma, dopo aver iniziato queste prime cose, che ho cominciato a scrivere pensando di farlo seriamente, di fare in modo che questo poi sarebbe diventato quello che io facevo. Parlando anche con i miei compagni della fine del liceo, mi dicevano, ma cosa scrivi queste cose gialle? Perdi tempo, perché non sono letteratura, è roba commerciale e soprattutto sono romanzi nei quali noi non crediamo perché sono ambientati in Italia. Allora sul giallo, sulla letteratura di genere, sono sempre stati tre pregiudizi fissi. Uno era questo, è una letteratura che è nata in Inghilterra, in America, non appartiene a noi e quindi se noi la facciamo è letteratura di imitazione, copiamo le cose degli americani. E ora questo non è vero, o perlomeno se è stato vero all'inizio, sono passati quasi 250 anni di letteratura gialla italiana, francese, tedesca, spagnola, che hanno creato un genere. Tutti i generi all'inizio vengono da un altro posto, poi diventano tuoi se quali pratichi con la dovuta onestà, con il dovuto studio, e questo ormai è così. L'altro pregiudizio era, non funzionano le cose ambientate in Italia, perché era la cosa che disse per esempio Bonelli quando nacque Nick Ryder, il fumetto che penso che prova di poliziesco. Nick Ryder poteva chiamarsi Nicola Corridori, invece si chiama Nick Ryder perché Bonelli dice, dire Maninalto Frank è molto più bello che Maninalto Francesco. Quindi il pregiudizio che c'era sul giallo era questo, non si ambientano le cose in Italia, perché in Italia i gialli non succedono, non c'è la stessa atmosfera che c'è in Inghilterra o in America. Sbagliando anche questo, perché non è vero, perché tutti i giorni noi vediamo Maninalto Francesco, leggiamo il giornale, sappiamo che da noi succedono cose che negli altri paesi non se le sognano neanche purtroppo. Quindi funziona come scrivere un giallo italiano. E l'altro pregiudizio era proprio accademico. I gialli non sono letteratura perché sono letteratura di evasione, di intrattenimento, cioè ci raccontiamo delle storie per passare quella mezz'ora. Una volta si diceva il giallo è quello che tu leggi in treno tra una fermata e l'altra, quando hai finito sei arrivato alla tua fermata lo puoi lasciare anche sul sedile che tanto chi se ne frega, è una cosa di evasione e lo puoi mollare senza pensare. Però, e qui c'è la risposta alla domanda, che il giallo ha un altro compito. Il mio compito di giallista è quello di fare in modo che tu salti la fermata del treno perché sei troppo preso nella lettura. Quindi è un intento artistico, ma non solo. Fare in modo che quella cosa che io ti sto raccontando ti entri dentro talmente tanto, ti prenda talmente tanto, che alla fine tu vivi dentro quel mondo e rimani attaccato a quella storia, che è quello che fanno i libri. E poi non solo. Si è sempre detto letteratura di evasione, ma per evadere da che? Dal mondo contemporaneo, dalle inquietudini del mondo contemporaneo, che sono fatte di rapine, omicidi, intrighi. Però io di che cosa vi racconto? Rapine, omicidi, intrighi. E allora che evasione è? È una riflessione sul mondo contemporaneo. Allora, adesso è cambiata la questione, perché io credo che noi siamo arrivati a, non dico coprire un buco, perché si è sempre raccontata comunque la realtà in ogni modo, però a raccontare un certo tipo di realtà che un'altra letteratura non raccontava, che è la metà oscura della realtà, l'inquietudine, il mistero, le cose brutte che succedono. Questo è compito nostro. Altri narratori raccontano un altro pezzo di realtà. Si vede che in questo periodo i lettori hanno bisogno di sentirsi raccontare anche quel pezzo di realtà oscura. E qui arriviamo noi. Voi sapete, se i lettori ti leggono, tu scrivi e si stabilisce questo rapporto con i lettori, poi piano piano arrivano anche gli altri, arrivano anche giornalisti e critici che dicono come mai c'è questo fenomeno, e alcuni di questi cambiano idea.
E infatti adesso non si dice più che la letteratura di serie B. Tantissimi grandi autori, se cominciano a scrivere, cominciano a scrivere romanzi polizieschi, se si sentono queste esigenze. Certamente però non credo che tu a scuola abbia iniziato a leggere dei gialli, perché non dico che adesso sopravvive ancora un po' questo pregiudizio. I libri di mio nonno li avevo letti quasi tutti, aveva tanta narrativa e l'avevo letta. Poi c'erano un sacco di libri tecnici, perché mio nonno era geometra, non è che mi mettevo a leggere il manuale del geometra moderno. C'era solo un libricino che io ancora non avevo letto, che se ne stava in un angolino, ed era un libro di Giorgio Scerbanenko, che è uno scrittore italiano di romanzi, di tantissimi romanzi di tanto genere, ma soprattutto di tanti generi, soprattutto di noir, di giallo. E si chiamava I ragazzi del massacro. Allora io tiro fuori questo librino e dietro c'è scritto che parla di un omicidio avvenuto in una scuola e la persona uccisa era una professoressa. Ora, essendo io in età scolastica, in quel momento lì con qualche problema, perché insomma, la materia scientifica non andavo così bene, mi sa che avevo preso 4 in matematica poco prima, mi fermo a leggere con molto interesse questa cosa. Ed è un romanzo che inizia così. Inizia, la signora tale e tale, così così, era una maestrina dell'Altitalia, così così. Meglio avrebbe fatto ad essere un sergente della legione straniera per insegnare nella classe speciale del carcere minorile Beccaria. Ed è un piccolo trafiletto così. Io lo leggo e dico, perché? Giro e la prima riga è morta. Perché? E poi iniziano, attenzione, 4 righe di una bellezza, secondo me, stilistica eccezionale, di una durezza che ancora adesso io faccio la fatica a leggere e sono uno del mestiere, ormai l'ho viste a livello narrativo di cose, di una durezza sconvolgente. Allora finisco questa pagina dicendo, ma cos'è successo a questa povera donna? Perché è successo questo? Vedete, è giallo, questo è il mistero. E così giro la seconda pagina e mi storico. E leggo di un personaggio che mi piace moltissimo, come questo Duca Lamberti, mi chiedo cos'è successo a questa povera maestrina, vedo, mi vengono presentati gli alunni di questa classe improvvisamente impazzite, non si capisce perché, tutti uno per uno, mi appassiono a questi caratteri, entro nel romanzo e non finisco più. Quando finisco il romanzo finisce la storia, non vi sto a dire, se qualcuno di voi voglia di leggerla, non si dice mai la fine dei libri, finisce dei libri gialli. Però finita questa storia, non ero consapevole di aver letto un romanzo giallo, non è che c'era scritto romanzo giallo sopra, era una collana della Garzanti che per me era abbastanza anonima. Ma finita questa storia io ho pensato, mi piacciono queste storie qua, mi piace una storia che parla di questo tipo di realtà, in questa maniera così dura, no? così realistica, con dei personaggi così tormentati e con questo mistero continuo per cui io pagina dopo pagina continuo a sfogliare chiedendomi e poi cosa succede? Così ho pensato, queste sono le storie che vorrei leggere soprattutto, cioè ne vorrei un altro. E poi, visto che un po' scribacchiamo, mi è venuto in mente, queste sono le storie che vorrei scrivere io, vorrei dare questa sensazione qui a chi mi legge. La stessa che mi ha dato Scerbanenko, io i gialli li ho incontrati così. Quando si dice che i gialli, il poliziesco, forse è adatto adesso per descrivere la realtà. Il giallo è un buon modo per raccontare le cose. C'era uno scrittore che si chiamava Glauser, svizzero, che diceva il giallo è un ottimo mezzo per dire cose sensate. Perché il romanzo giallo è un romanzo in cui arriva una persona in un posto in cui le cose non funzionano come dovrebbero funzionare e questa persona, per definizione, è il detective, il poliziotto, l'investigatore, quello che volete, la vittima che cerca di capire cosa gli succede, in questo posto comincia a farsi una serie di domande e chiedersi cosa succede, cos'è successo, qual è la storia di quel posto. Cioè, se si può fare un paragone con un altro genere, il romanzo giallo è come se fosse un romanzo filosofico, cioè uno si interroga e cerca di capire perché non funzionano le cose. Allora, questo è perfetto per raccontare la storia, per esempio. Ora, se noi però avessimo una storia normale come paese, e non quelle storie che poi io cerco di raccontare in televisione, forse già lo servirebbe di meno. Però purtroppo, siccome la nostra è una storia fatta di misteri, allora a questo punto il giallo è un ottimo modo per raccontare la nostra storia contemporanea. Se voi guardate non siamo certi di quasi nulla, ma non solo, la nostra purtroppo è una storia recente che è dominata ed è segnata molto in un aspetto che non ci dovrebbe essere nella storia dei paesi, che è la violenza. Noi abbiamo fatto un piccolo conto sulle trasmissioni che abbiamo fatto. Ci siamo messi lì a calcolare che cosa è successo dal 1978 al 1983, per esempio, 3 anni. Beh, se noi guardiamo, c'è la guerra di mafia in Sicilia, sono quasi 2000 morti, sono tanti, 2000 morti, soltanto a Palermo e dintorni. Poi ci sono 2 guerre di Camorra a Napoli, sono altri 1500 morti nella provincia di Napoli. Poi c'è il terrorismo, mettetecene altri 500.
Poi ci sono tutte le varie bande, la banda della Magliana, le bande criminali, aggiungiamo un altro centinaio di morti, c'è anche il mostro di Firenze. Insomma, cominciamo a parlare di una nazione che tutti i giorni ha almeno 3 o 4 morti ammazzati sui giornali, ma non uccisi per gelosia, per quelle cose normali che ci stanno nei gialli. Morti di guerra, praticamente. Allora, la nostra storia è una storia che può essere raccontata anche da noi che ci occupiamo di questo, di guerra, violenza, inquietudine e le cose che non funzionano. Hai accennato alla televisione, spesso è molto forte sulla Italia recente. Ecco, visto che poi dopo vedremo una puntata che tu ti occupi anche dello scrivere perciò per la televisione, il rapporto, insomma, la specificità un po' del linguaggio narrativo e quello per immagini, film, la sceneggiatura, sì, la TV. Sì. Mi viene da ridere perché tu dici c'è questa trasmissione, c'era, ci hanno sospeso, ieri sera dovevamo andare in onda e non siamo andati in onda. Ci sono le lezioni, la par condicio, tutte queste storie qua, per cui tu c'hanno... Su una puntata particolare o...? Beh, su una... strano, perché su una replica di una cosa che avevamo dato tempo fa, una puntata sulla mafia. Però, sapete, c'è un'interpretazione della legge un po', adesso, un po' molto restrittiva, che dice che se hai dei politici nella tua trasmissione e se non c'è un contraddittorio, eccetera, non puoi andare in onda. Infatti, se vedete, se vi capita di vedere Globa, anche quello adesso ha dei problemi, ma quasi tutte le trasmissioni che in qualche modo parlano di un politico, vengate. Noi siamo, insomma, ricadevamo questa legge, per cui non andiamo in onda. Io credo non andremo in onda finché non ci sono le elezioni, quindi chi guarda la mia trasmissione è un appuntamento in autunno, quanto ricominciamo. Però, vabbè. Sì, non è una notizia che fa molto piacere, no? Infatti io ieri sera ero a guardare la televisione, ho visto un film di Clint Eastwood e mi sono chiesto com'è che c'è Clint Eastwood, bellissima persona, non ci sono io, e poi mi hanno telefonato e mi hanno detto guarda, ho deciso di sospenderci, ne prendiamo altro. E comunque c'era e ci sarà, non è che sia una cosa che un lutto questo. E sì, ci sono delle differenze. Io perlomeno ho incontrato dei problemi e delle differenze, perché io non c'entro con la TV, non sono un autore televisivo. E non è venuto in mente a me di fare questa trasmissione. Mi hanno chiamato ad un certo punto perché volevano un'altra trasmissione un po' come Telefono Giallo. Allora, e volevano utilizzare uno scrittore invece di un giornalista, come è soprattutto Auges. Perché volevano una trasmissione che fosse un racconto degli eventi di cronaca, quindi molto narrativo. Hanno chiesto in giro, non so chi altro abbiamo consultato, quando hanno chiesto a me, io ho accettato. E ho portato un progetto che era quella che poi è diventata Blu Notte. Io ho cercato di fare, e credevo di poter fare in televisione, la stessa cosa che faccio nei libri. Quando scrivo un libro mi viene un'idea, è un'idea misteriosa perché è un giallo, e vorrei che questa idea raccontasse una realtà, non so, è ambientato qua, quindi vorrei che raccontasse questa città, la racconto attraverso la storia di alcuni personaggi che mi interessano, le vittime, gli assassini, gli investigatori, e mentre racconto questa storia mi documento, cioè chiedo ad alcuni miei amici che hanno a che fare con queste realtà, per esempio con poliziotti, di spiegarmi come posso raccontarla meglio. Questo è quello che succede, è successo quando ho scritto il mostro, per esempio. Allora, siccome quello era il periodo, ho pensato, io faccio la stessa cosa in televisione. Prendo un fatto vero, non me lo invento io, lo racconto come racconto nei libri. Quindi non è che comincio subito dicendo come farebbe un articolo di giornale il giorno 21 aprile alle ore 20 la signora tal d'Italia è stata ritrovata, no. Lo racconto come farei in un libro, e allora dico c'è una strada buia, il lavoro non funziona, un uomo torna a casa, apre la porta e solo alla fine mostriamo la signora uccisa nell'appartamento. E lo faccio cercando di partire da un personaggio, in questo caso la vittima, e poi siccome la consulenza con i miei amici poliziotti è meglio vederla, li metto direttamente nella trasmissione. Cioè a un certo punto mi fermo, vado alla scientifica, come facevo nelle prime trasmissioni, incontro Silvio Bozzi, il commissario, e gli chiedo Silvio, cos'è successo secondo te? Questo portato. Massimo, che mi sono accorto però che c'erano due problemi. Sì. Non si può fare così direttamente. Uno è proprio un problema narrativo. Quando scrivi un romanzo, almeno a me succede così, hai una specie di responsabilità nei confronti dei personaggi di cui scrivi la storia. Non è che puoi fare esattamente quello che vuoi te. Dopo un po' che li hai costruiti in un certo modo, loro cominciano a fare come vogliono loro. E non è che tu puoi tornare indietro e cambiarli, o fargli fare una cosa che loro non farebbero mai nella realtà, perché non funziona, non ci crede poi il lettore, e non ci crede più neanche il personaggio, neanche te. Beh, con un caso di cronaca vero, questo è ancora più forte.
Io credevo, non so, di poter raccontare la storia di un'anziana signora uccisa, per esempio, far credere allo spettatore, come è stato creduto nell'inchiesta, che fosse una pessima persona che prestava i soldi ad usura, e poi il colpo di scena non è vero niente. E mi sono accorto che non lo potevo fare, per rispetto a questa persona che era stata uccisa. Io dovevo raccontarla in tutt'altro modo, dire subito che non c'entrava niente l'usura. Non lasciare allo spettatore almeno, non so, una mezz'oretta per credere che questa persona fosse una cattiva persona, perché il rispetto che devi verso una persona che il tuo personaggio, che è quello, ti impone una cosa diversa. Quindi mi sono accorto che un po' di giochi che io facevo nei miei romanzi io non li volevo fare. E oltre sicuramente a raccontare solo quello che è vero e non inventarmi niente, questa era ovvio. E l'altro era un problema proprio di stile, cioè di parole. In televisione le parole sono velocissime e hanno una potenza superiore a quella che ci sono, quella che hanno nei libri. Perché in televisione vedi una cosa, te la senti dire con un'autorevolezza molto forte che è data dal fatto che esco fuori io dal buio, ci sono solo io, parlo direttamente a voi, in quel momento lì, se sono stato bravo, voi credete a me e quindi sono il Vangelo, no, che vi dice una cosa. Però io ve la dico per un secondo, e un secondo dopo dico già un'altra parola. In un romanzo invece io scrivo, voi leggete, poi ho tutto il tempo possibile per modificare la parola che ho scritto. E voi comunque potete tornare indietro, fermarvi un attimo e dire in che senso, che pensarci. Faccio un esempio. Se il marito della donna uccisa, come è successo in uno dei nostri casi, ha un amante, io devo stare attento a dire che questo uomo ha un amante, usare questa parola. In un romanzo io posso scrivere ha un amante, virgola, e poi posso usare 10 capitoli per spiegare il rapporto che quest'uomo aveva con l'amante. Posso spiegare che la moglie lo sapeva, ce l'aveva anche lei una mano, non gliene fregava niente a nessuno dei due, non era una donna gelosa. E quindi far capire che questa storia dell'amante non c'entra niente con l'omicidio. Ma se in TV io dico, quell'uomo aveva un amante, metà del pubblico, che non sente la parola successiva perché è troppo veloce, metà del pubblico dice, ho capito, delitto di gelosia, l'ha ammazzata perché lei era gelosa. E non glielo cavi più dalla testa, perché è troppo forte questo messaggio che arriva. Io non ho il tempo in televisione di fermarmi e dire un amante, altro, secondo un attimo, aspettate però, non fatevi un'idea che non funziona. Allora dire un amante, partono dei meccanismi. Allora la cosa che io ho capito è che ci sono delle parole che pur essendo vere io non posso usare perché verrebbero fraintese. Il rischio che vengano fraintese è troppo forte. Allora lì mi censuro. Certo che se un uomo è stato arrestato perché avevo un amante, allora io lo devo raccontare, ma se questo è un aspetto marginale, allora io questa cosa qui non ce l'avevo mai. Questa è stata la mia. Hai parlato prima del mondo nostro un po' dell'esistenza all'interno della violenza. C'è proprio come dei bambini. E non solo. Viene da pensare che ci sia più violenza dei romanzi adesso. Se leggete alcuni romanzi, James Ellroy per esempio, un grande narratore di noir, per non parlare di quelli che scrivono male, insomma, proprio quelli bravi, è un romanziere che ti mette una dose di violenza molto molto forte. Però succedeva lo stesso anche tempo fa. Devo dire, gli omicidi, gli ammazzamenti, gli infanticidi, le persone che abbandonano i bambini, i pedofili, i serial killer, c'erano anche dal 1860 in poi in Italia. Adesso si parla di serial killer, ma quando io mi sono messo a studiare la materia per un libro che dovevo scrivere, ne ho trovati dal 1870 fino adesso. E le violenze che c'erano una volta, in certi periodi storici brutti nostri, l'immediato dopoguerra per esempio, quando la vita non valeva un granché, era appena finita la guerra, c'erano un sacco di armi, erano tante violenze come quanto durante la guerra di mafia che ho citato prima. Allora, non è che oggi stiamo peggio di quanto stavamo prima, ci sono dei momenti in cui la violenza si manifesta in un certo modo. Anche i giornali è la stessa cosa. Io ho trovato collezioni intere di giornali che si chiamavano Polizia Scientifica oppure Crimine, del 1845, 48, 50, dove i giornalisti proprio affondavano le mani nel crimine. Avevi foto intere di queste persone uccise, con sottoscritto, massacrato, questi titoloni così. Come adesso. Quindi anche lì, in certi momenti, il giornale si concentra di più su certi argomenti, certi momenti su altri. Credo sia una reazione a quello che ci succede attorno. E la stessa cosa nei romanzi. Ci sono alcune traduzioni dei gialli, per esempio dei giallo Mondadori, che hanno edulcorato lo stile degli scrittori. Hanno tolto le parole un po' più dure, hanno tolto le parole che secondo loro non si capivano bene, certe finezze stilistiche, e ci hanno dato dei romanzi che sono abbastanza piatti, in cui un uomo apre, vede una persona morta per terra e dice ci picchia un morto.
e in realtà non è così. E, però se andiamo a rileggere Dashiell Hammett o Chandler, queste persone qua, magari in una traduzione diversa, ci accorgiamo che invece le cose vere ci sono e la violenza c'è anche lì. Quindi non è vero, secondo me la violenza continuiamo a raccontarla sempre nello stesso modo e ci interessa, non dico c'è passione, ci interessa nello stesso modo perché in certi periodi reagiamo ad una violenza che abbiamo attorno che sembra più forte. Faccio un'ultima domanda io o prima delle domande dei ragazzi? Del violento omicidio. E lo abbiamo fatto per 3 anni, Misteri Blu, Blu Notte, per 2 anni. Ad un certo punto ci siamo accorti però che c'erano degli altri misteri che non erano semplicemente una signora chiusa in casa, viene trovata uccisa, chi è stato. Non è mai semplicemente questo, in realtà questo è un pretesto per raccontarti un ambiente, non so, Milano, dove è avvenuto un caso di questo genere. E, però c'erano dei casi più complessi, dei misteri più grossi, che sono quelli che dicevo prima, che hanno a che fare con la nostra storia recente. Allora ci è venuto in mente di raccontarti questo. Quando, e per altri 3 anni abbiamo fatto questo è il 3° anno, facendo questo tutti i giorni, tutte le inizi di stagione, quando cominciamo a fare un notte, ci mettiamo lì e facciamo un elenco dei misteri che ci interesserebbe raccontare. È un elenco infinito purtroppo. Tra questi, il primo che saltava fuori sempre tutte le volte era Strada di Bologna. Perché io sono di Bologna, noi siamo di questa regione, è una cosa che è avvenuta qui vicino, è una cosa incredibile, 80 morti in una stazione per una bomba, insomma, una cosa. E allora a quel punto io volevo raccontare questa cosa. E allora a un certo punto, quando è stato possibile, abbiamo scelto questo argomento. Il problema è stato questo. Allora, c'è stata una cosa molto facile. Il compito della mia trasmissione e del mio apporto di narratore a questa trasmissione è quello di raccontare una storia creando delle emozioni, che è quello credo che debba fare il narratore. Il giornalista ti racconta una storia, non è? Ti racconta la storia così com'è, ma il narratore viene e per raccontarti la storia deve fare in modo che tu ti appassioni, provi delle emozioni, delle sensazioni, delle suggestioni. Allora il mio compito è prendere una cosa enorme, ma talmente enorme che non ce la ricordiamo neanche più, come la strage di Bologna, e restituirgli tutta l'emozione che si può provare di fronte a questo spettacolo. Dico proprio spettacolo nel senso di fronte a questa cosa che vedi. Se io dico la parola strage, vabbè, ne abbiamo viste tante, ne abbiamo sentite tante, poi possiamo, con la nostra mente che ormai è suggestionata da tante cose, fermarci soltanto al numero e chiederci cos'è una strage. È un evento in cui muoiono un tot di persone. E a Bologna 80, vabbè, un'ottantina. Il mio compito è invece far capire cosa significa esattamente quella parola strage. E allora mi sono messo lì e ho ripreso tutti i materiali di repertorio della strage di Bologna e l'ho capito immediatamente. È una cosa orribile, è talmente forte come cosa che ci si sta proprio male. Allora questo abbiamo fatto. Da una parte ridare l'emozione e far capire questo evento quanto era un evento così tremendo. Dall'altra parte il nostro compito è mettere in fila tutti i fatti e chiederci, va bene, ma che cosa è successo? Le indagini, fino a dove sono arrivate? E così abbiamo fatto. Sapete, le indagini sulla strage di Bologna sono concluse con 2 persone condannate, una è stata assolta e bisogna fare l'appello, che sono Fioravanti e Francesca Mambro, Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, condannati per essere quelli che hanno messo la bomba alla stazione di Bologna. È una condanna definitiva che però qualche dubbio l'ha lasciato in alcune persone. Soprattutto ci si chiede perché l'hanno messa, chi gliel'ha detto di mettergliela e soprattutto poi ci si chiede perché tutta una serie di persone, tra cui i servizi segreti nostri, hanno coperto questa strage. Ci sono 2 condannati per questo. Ecco, mi dici qual è la mia idea. Io francamente non lo so. Fino a un po' di tempo fa ero convinto che fossero colpevoli. Ci ho pensato su, resto convinto che siano colpevoli, ma qualche dubbio comunque ce l'ho. Soprattutto mi chiedo questo secondo livello, mi chiedo chi c'è dietro. Questa è una cosa che ancora la strage di Bologna non ha avuto risposta. Ma noi non eravamo neanche. È una domanda alla quale non è ancora stata data una risposta. Quando è successo? Allora, grazie. Quando anche la chiarezza e c'era già io. Di Carlo Lucarelli, se ci sono domande. Due cose su questa cosa qua, che a me mi ha molto divertito, mi piace molto che mi avesse fatto l'imitazione, perché Luigi è bravissimo, mi fa uguale, mi prende in giro bene, senza cattiveria, insomma, non è che prende in giro la trasmissione o che so, la strage di Bologna, prende in giro me in maniera, insomma, bonaria, va benissimo, è molto divertente, adesso quando vado in giro tutta la gente fa paura, vuol dire che mi conoscono di più,
Però c'è questo paradosso assurdo, vedete, è uno spunto di riflessione, su come la TV sia veramente così forte. Conosco un sacco di gente che mi dice, ma lo sai che assomigli veramente alla tua imitazione? Allora ragazzi, il discorso è che io assomiglio a lui, è lui che assomiglia a me, io sono io, cioè, quello vero sono io. Però siccome lui la sua comunicazione è forte perché è in televisione, tutti gli dicono, guarda, fai veramente come lui. No, è lui che fa come me. Questo è uno. E l'altra cosa è questa. Qualcuno mi dice, guarda, dovresti cambiare. Per esempio, io quando faccio la mia trasmissione faccio davvero come fa lui, tengo le mani così. Adesso lui le tiene attaccate sempre, io no. Però, perché non so come dove metterle. Non essendo un attore, gli attori sono bravi e sanno come muovere il corpo. Non sono imbarazzati dalla telecamera, imparano una parte a memoria e la ridicono benissimo. Io impegno tutta la mia attenzione, siccome imparo pezzo per pezzo quello che dico a memoria, a ricordarmi quello che ho imparato. Ma non solo, sono tutto proteso con la mia concentrazione a muovermi, non so, tra il tavolo e la libreria, guardando la telecamera. Per cui sono talmente concentrato in questo che il resto non so che cosa fare. Non mi posso mettere le mani in tasca, come farei perché ho il microfono attaccato nella giacca, vedete le piccole cose. E allora se metto così finisce qua e non mi sente nessuno. E allora le tengo così. E me ne dimentico. Ogni tanto qualcuno dei miei registi dice, guarda, siccome Fabio De Luigi lo fa, tu dovresti smettere. No, perché? Scusate. Io continuo a farlo. E questo strano paradosso per cui l'imitazione un po' diventa più vero lui. Così come la storia paura, io non ho mai detto paura, chiaro. Potrei dire una roba così in televisione durante, non so, parlo della strage di Bologna e poi scoppia una bomba, paura, sarei scemo. L'ho fatto lui, ed è un'ottima idea. È un'ottima idea la sua, perché in effetti sintetizza esattamente quello che io cerco di fare, quello che dicevo prima, esatto. Il mio compito di narratore è creare delle emozioni e anche fare paura. E attraverso la paura che io mi tengo attaccato, spero di tenervi attaccati alla televisione, raccontandovi un fatto noioso come, non so, lo scandalo Sindona, che è uno scandalo finanziario, che sarebbe noiosissimo, però se riesco a farvi paura, tac, è finito. Lui l'ha sintetizzato perfettamente, non ve lo faccio. Così ogni tanto qualcuno per la strada mi dice, per favore ci fai paura, ma non faccio io, chiedetelo a lui. E così. Guardiamo se c'è questa... decide di passare assieme la propria vita, ad esempio, di avere questo diritto. Vogliamo parlare, ad esempio, della questione dell'eredità? Stiamo parlando anche di questo. Vogliamo parlare, ad esempio, della questione di avere la possibilità, appunto, di usufruire di alcuni strumenti di agevolazione per le giovani coppie che comuni, come dicevamo prima, possono mettere a disposizione? Io credo che questi siano diritti che vanno riconosciuti a quelle persone che legittimamente scelgono di stare assieme e scelgono anche come fare a stare assieme. Perché io credo che l'unica cosa, diciamo, sulla quale anche con la Casa delle Libertà ci possiamo trovare d'accordo è la libertà di scegliere per queste persone, se vogliamo parlare di libertà. E io credo che noi gliela dobbiamo garantire. Per garantirgliela noi dobbiamo mettere nella piena capacità di esercitare la loro scelta. E quindi di avere